Stavolta è dura. Amici di Metal.it, fratelli di Metal, bentornati sul nostro canale YouTube, bentornati alle video recensioni di Metal.it. Io sono il Grazia, non lo dico mai, ma sbranfe sì, quindi chi sono io per non farlo? E quindi bentornati, come detto, alle nostre video recensioni. Oggi parliamo del nuovo album di Timo Tolkki, ovvero Classical Variation and Themes 2, ultima Thule, a 30 anni di distanza dal primo album, proprio Classical Variations and Themes. Prima di farlo, ovviamente voglio ringraziare tutti i nostri abbonati che ci aiutano, ci danno quella piccola mano con veramente due spicci, ma per noi molto molto importanti, a mandare avanti tutta la baracca, quindi non solo il canale YouTube ma tutto l'ecosistema di Metal.it. Se volete, dateci una mano anche voi qua sotto cliccando il tasto abbonati. Abbiamo i due livelli di abbonamento, Iron Maiden ed Amaranth, 2, 3, 4 caffè al mese, poco più. Se non volete abbonarvi, però iscrivetevi al canale, che è gratis totalmente, ci date una grande mano se lo fate, e se premete il bottoncino in su, il pollice in su, così ci aiutate nell'algoritmo di YouTube a essere sponsorizzati, a essere visualizzati sulle vostre bacheche. Ovviamente condividete questo video e tutti gli altri video di Metal.it, e mi raccomando, la mighty campanellina, spuntatela per rimanere sempre notificati su tutti i nostri nuovi video. Detto questo, io non potevo assolutamente resistere a recensire, in questo caso a video recensire, il nuovo album di Timo Tolkki. Faccio un piccolo inciso. Timo Tolkki, vabbè, lo sapete tutti, non so manco a specificare, no? Il cantante, chitarrista degli Stratovarius, noto perlomeno a tutti quelli che amano queste sonorità per gli Stratovarius. È una persona molto particolare, c'è stato il momento di disastro, il momento del distacco dagli Stratovarius, la cabala, Miss K, il sangue, il delirio, il litigio con gli Stratovarius, la cessione del moniker a loro, insomma, poi il motivo si è saputo successivamente, ma insomma, poi tanti, tanti progetti, a volte iniziati, mai finiti, una sequela di dischi orribili, in tutta sincerità, dai Sinfonia, il Timo Tolkki Savalon, dischi molto brutti anche nella sua carriera solista, dopo il buon Classical Variations and Themes del 1994, che è l'opera prima, al tempo di poco dopo Dream Space, mi sembra, con due brani cantati da lui, tra cui l'ottima Fire Dance Suite, Into Life, bruttissimo, devo dire, un disco uscito per Nuclear Blast, e poi gli ancora peggiori Sana Warrior of Light parte 1, e poi non si sa che fine abbia fatto la parte 2, e fino al recentissimo e molto brutto Renaissance Acustica del 2023. Insomma, un personaggio problematico anche dal punto di vista caratteriale, grossi problemi appunto di natura psico-emozionale, non lo so, psico-attitudinale, tentativi più o meno avvenuti in realtà di suicidio, di volontà di suicidio, grossi problemi di alcolismo, fra l'altro anche sentenze che lo hanno condannato economicamente, insomma, a pagare delle sanzioni. Capisco il risentimento anche di tante persone, tante band che sono state raggirate da Tolkki, quindi insomma ne ha fatte tante in maniera negativa nella propria vita. Tuttavia devo dire che un po' per i suoi trascorsi, un po' per quello che comunque ha dovuto passare, appunto non solo tramite l'alcolismo, ma comunque il suicidio del padre quando aveva 10 anni, 12 anni o giù di lì, ma soprattutto per quello che ha saputo trasmettere con i suoi dischi degli Stratovarius, sia quando cantava lui, sia quando è entrato Timo Kotipelto con dischi assurdi come Dream Space, come Visions, come Episode, ma come ci metterei anche Destiny, che è veramente stupendo. Mi hanno fatto innamorare di Timo Tolkki, di quello che ha dato Timo Tolkki proprio nell'arco della sua carriera, di quello che ha scritto. Dico sempre, quell'aura nordica di malinconia, di tristezza nei propri brani, che proprio mi sono rimasti dentro, e sono sicuro che siano rimasti dentro anche a tutti voi che amate Timo Tolkki, soprattutto gli Stratovarius. Tutto sto macello che ha fatto nella propria vita non ha comunque impedito al sottoscritto di approcciarsi a questo nuovo album, che alla fine gliel'ho comprato.
è uscito digitalmente un paio di giorni fa, il 15 di ottobre. Fra l'altro, qui ci torneremo dopo, è acquistabile su Bandcamp, non è su alcun servizio di streaming, quindi non lo trovate su Spotify, insomma forse è su Apple Music, se non sbaglio. Comunque su Spotify non c'è, se qualcuno non ce lo mette illegalmente non è nemmeno su YouTube, a parte un videoclip realizzato apposta per la promozione di questo disco. E quindi io comunque, come dicevo, non ho ceduto, gliel'ho comprato, ma devo dire che con molta diffidenza, poiché come detto non ho apprezzato quasi nulla di tutto quello che ha fatto recentemente Timo Tolkki, tra l'altro anche con grosse promesse di band formate, tour annunciati poi disdetti all'ultimo minuto, insomma grande casino anche con Alessandro Conti dei Record Treat per quel tour sudamericano che poi sono sempre annunciati, poi non si sa se ci sono davvero, se si svolgono, se non si svolgono, nonché il famoso Return to Dream Space, che a sto punto ve lo dico in tutta sincerità, spero che non esca mai, che su cui però avevo un pochino più di fiducia, perché erano stati coinvolti Tuomo Lassila e Antti Koonen, ovvero quelli di Dream Space, il vecchio stupendo per me Dream Space di Stratovarius. A dirla tutta, anche in questo nuovo album c'è gente coinvolta davvero niente male, perlomeno come nome, no? Come curriculum, perché troviamo Jeff Scott Soto in due brani di questo album. Fra l'altro, non l'ho detto, il vecchio Classical Variations del 94 aveva solo due brani cantati. In questo ce ne sono quattro, due da Jeff Scott Soto, uno da una tale Agnes Mileski, Agnieszka, beh, una tizia polacca, e l'ultimo Karialan Kunnailla, dallo stesso Timo Tolkki. Quindi direi un buon incremento, ci sono quindi quattro brani cantati e sei strumentali, e la gente, insomma, i musicisti coinvolti, come detto, sono Jeff Scott Soto, insomma, un nome che ha un curriculum niente male, Jens Johansson e Jari Kainulainen, che si chiama degli Stratovarius, sapete benissimo essere il tastierista attuale e il bassista dell'epoca d'oro, appunto, degli Strato, Mikko Arkin, un altro fenomeno alle tastiere, e un, a me perlomeno sconosciuto, Peter Delevan alla batteria, che poverino, fra l'altro, è stato anche piuttosto, inficiato da... Sì, affrontiamo subito il primo tasto debole di questo disco, la produzione. La produzione di questo disco è carente. Io intanto c'ho un sacco di cose da dirvi, mettetevi comodi, talmente tante cose da dirvi che mi sono fatto gli appunti come il nostro Sbranf. Mi sono fatto anche io gli appunti sul mio Amazon Kindle, come vedete qua, è anche flessibile e piegabile. E quindi di cose da dirvi ce n'ho davvero tante. La produzione è uno dei problemi di questo album. Perché? Perché oltre al fatto che secondo me è fatta proprio malino a livello di bilanciamento dei suoni, della scelta di alcuni dei suoni, tipo la batteria ad esempio, oppure la voce che in alcuni brani è decisamente troppo alta, poi ecco, si vede che è un disco fatto a pezzi, non è uniforme, ci sono dei brani in cui i volumi sono spostati da una parte, altri in cui sono più alti o più bassi, il mix è diverso, insomma si sente che è un disco fatto un po' a pezzi. Detto questo, preferisco mille volte una produzione così, per quanto deficitaria e a volte sembra un demo, un buon demo, ma comunque un demo, che quelle standard tutte uguali di qualsiasi gruppo power, symphonic power o giù di lì, che esce per le etichette un po' più famose. L'altra cosa che non va, e lo dico subito, non me l'aspettavo, ma vi devo dire che i due brani cantati da Soto, uno, Ultima Thule, quello che diciamo dà il nome al disco, è un buon brano, dove Soto non eccelle ma nemmeno va male, mentre l'altro, che è Faust, che è proprio il brano da cui è stato preso, per cui è stato realizzato il video che trovate su YouTube, secondo me offre una prestazione piuttosto imbarazzante, al di là anche questo di una produzione pessima, forse la più brutta nella scelta dei suoni e del bilanciamento di questi stessi all'interno del brano stesso, la prestazione vocale di Soto, invece di elevare il brano, secondo me lo affossa. D'altra parte invece c'è da dire che i suoni della chitarra e della tastiera sono proprio quelli degli Stratovarius degli anni d'oro, quindi se pensate ai duelli tra Tolkki e Johansson, di, ecco, appunto
Four Dimension, Episode, Visions, ecco, sono proprio quelli, e se amate i vecchi Stradivarius, devo dire che vi farà una certa felicità. Quello che sicuramente manca all'interno di questo disco, oltre a, non credo ci sia bisogno di specificarlo, la qualità dei brani non è quella di Black Diamond, o dite voi, un qualsiasi brano di quegli anni, però manca la velocità in questi brani, non c'è nessuna cavalcata power, no, assolutamente no, sono quasi tutti mid-tempos, epici a volte negli assoli stentori dello stesso Timo Tolkki, ma questo è bene dirlo, si ricrea quella affinità di coppia tra Tolkki e Johansson che ha reso celebre il sound degli Stradivarius. Introdotto dalla bella copertina che vedete, adesso la metto anch'io così me la riguardo bene, una bella copertina, devo dire che fa il suo effetto, questa aurora boreale in lande innevate che fa il suo, diciamo, restituisce bene l'atmosfera cercata da Tolkki, comunicata da Tolkki, quello gli è riuscito, devo dire, piuttosto bene in questo disco. Andiamo ad affrontare la tracklist, brano per brano. Si inizia con un brano come Solveig Song, che dopo due secondi mi ha fatto sobbalzare la sedia e mi ha detto: ma io questa l'ho già sentita, questo è un brano dei Camelot. Messaggio vocale al buon Sbranf, gliel'ho canticchiata a voce addirittura, lui dopo 5 secondi mi ha risposto, cioè, ma questo è Forever dei Camelot. E beh, devo dire che non so se è un plagio o un omaggio, non credo, dello stesso Tolkki ai Camelot, ecco, ma Solveig Song è praticamente non cambia una nota, con questo è una strumentale, come detto, e con la sua chitarra rifà il coretto di Forever dei Camelot. Vabbè, gradevole, ma forse era evitabile. La seguente, Ultima Thule, è il primo brano cantato da Soto, per l'appunto. È un brano che sarebbe stato più che carino se fosse stato prodotto meglio e cantato meglio, ma a tutti gli effetti è uno degli episodi meglio riusciti di questo disco. La seguente, Kalevala, ovviamente Kalevala, vabbè, insomma, di amorfisiana memoria, è un'altra strumentale, ricorda molto quei mid-tempos che a molti non piacevano, devo dire la verità, tipo Uncertainty degli Stradivarius, sempre di metà anni 90, questa è strumentale, quindi non c'è la parte vocale, ma le atmosfere sono un po' quelle. Quarto brano, Tolkien's Tundra, registrata malino, anche questa, devo dire, forse a livello di registrazione è una delle peggiori. Un'altra strumentale, un po' più movimentata, un po' particolare come atmosfera, mi ha ricordato molto la strumentale, pensate un po', degli Iron Maiden, Lost for Words, Big Orra, qualcuno dice, non ho mai capito bene la pronuncia, ma insomma la storico brano presente su Power Slave. Comunque anche questa gradevole, si fa ascoltare. Il quinto brano è Soul of the World, dove ci canta proprio la tizia che vi ho detto prima, Agnieszka, non mi ricordo più, vabbè, Mileski, polacca, cantante polacca. Devo dire la verità, anche in questo caso la scelta della cantante non è stata proprio sta genialata. Non che la tizia canti male, ma nemmeno ci abbia sta grandissima voce. Poi rimetteteci sempre il discorso della produzione che non eleva il tutto, ma insomma, un brano fin troppo semplice, la voce è un po' anonima, è comunque decente, c'è qualche soluzione che anche qui ci ricorda i Timo Tolkki, o se volete gli Stradivarius del momento migliore, però insomma è un brano che non è niente di che, ma si lascia ascoltare. Andiamo al lato B, ovvero la sesta traccia, Isa, altra strumentale ovviamente, anche questa non è meravigliosa, non è brutta, sta in quel limbo un po' così, è un po' melenza, un po' troppo strascinata con questi assoli. Poi da metà ci sono un paio, anche un po' più di un paio, di autoplagi di Timo Tolkki, era Stradivarius ovviamente, belli, più epicheggianti, più insomma alla Era Visions, Before the Winter, quel periodo lì, e quindi insomma il tutto si risolleva. Le scale usate da Tolkki, quelle sono, lo sappiamo tutti, no? Un po' il neoclassical power metal, non voglio dire che l'ha inventato lui, ma insomma lo ha portato in alto, e quindi insomma fa sempre piacere ritrovare un Tolkki, fra l'altro anche per i suoi standard piuttosto pulito in questo disco. Questo fa molto piacere, al di là di tutto, ritrovarlo
sebbene in studio perlomeno, su queste condizioni, beh, non l'avrei giurato fino a qualche anno fa, mi fa molto piacere. Con la successiva Sturmfrei, ma forse una pronuncia tedesca più adeguata, si entra in un'altra strumentale, sicuramente la più rocciosa, la più impattante di tutte quelle presentate, la più pesante se vogliamo, è gradevole, anche qui è molto breve perché dura 2 minuti e mezzo, poco più, insomma, comunque devo dire ci sta, fa il suo effetto, niente per cui impazzire, niente più stracciarsi le vesti come nulla in questo album, però di nuovo siamo al 7° brano e per ora non ce n'è nemmeno una da skippare. E proprio per l'indice di skippabilità, diciamo così, con la successiva 8ª Faust siamo proprio sul limite, ne ho già parlato in maniera breve all'inizio, è il famoso brano che tra una produzione tremenda, con questi suoni elettronici fatti veramente male, con 2 lire, e fra un Jeff Scott Soto, che io sono imbarazzato, io devo ammettere la mia ignoranza, Jeff Scott Soto io lo conosco per i dischi con Malmsteen, dove per me è un mostro, c'ho ancora sempre, per tutta la vita, I Am a Viking risuonerà dentro di me fino a che morirò. Poi ho qualcosa con i Talisman e gli altri, adesso non mi ricordo più come si chiamavano, vabbè. Poi mi sono un po' perso tutta la sua carriera con anche ultimamente Sons of Apollo, altre cose più recenti che ha fatto, le cose con Ellefson, i Takata si chiamavano, quelli che non mi venivano in mente prima insieme ai Talisman, i dischi cantati con Axel Rudi Pell. Insomma, tante cose del passato non l'ho seguito in tempi recenti, ma mi auguro che non canti come canta Faust, che fra l'altro non sarebbe nemmeno un brano malaccio se dato ad un produttore con buoni arrangiamenti, insomma migliori accortezze, ma certo un brano così è piuttosto massacrato, tranne la parte strumentale che è sempre piuttosto gradevole, godibile, insomma un'occasione sprecata per quello che doveva essere comunque a tutti gli effetti uno dei brani più trascinanti dell'album, anche perché se no perché ci avrebbero fatto l'unico video su YouTube, e invece probabilmente a causa di questi tanti difetti è uno di quelli meno riusciti bene. Siamo quasi alla fine con Under God's Naked Eye, che mi ha riportato alla mente il famoso brano, non so quanto famoso, comunque molto bello brano degli Elegy di Lost, sebbene gli Elegy avessero toccato il mio cuore ben di più con Labyrinth of Dreams e Lost, che sono due album che adoro, ed Elegy, che sono due album che adoro, ma Lost è comunque un bellissimo brano. Anche questo Under God's Naked Eye di Timo Tolkki è un buon brano. Vi ricordate quelle ballad strumentali di Yngwie Malmsteen di Seven Sign? Sono Sorrow e Brothers. Ecco, strascinate così, devo dire che sembrano proprio le stesse atmosfere di quei brani. Stesse atmosfere, una Under God's Naked Eye, devo dire, buona, carina, anch'essa, niente di clamoroso, però questi assoli strazianti, no? Che malinconici ovviamente. E se si parla di malinconia, Karyalan Kunnailla è l'ultimo brano, devo dire che da una parte anche quello che ero più curioso di ascoltare, perché avevo letto che era il brano, l'unico brano cantato da Timo Tolkki. Io sono innamorato della voce di Timo Tolkki, lo so benissimo che Timo Cotipelto è la voce degli Stratovarius, io fra l'altro gli Stratovarius li adoro anche adesso, cioè non è che nella nuova incarnazione da Mattia Scupiainen in poi non li suca più, anzi devo dire che da Polaris, Eternal, Elysium, Nemesis, Survive, tutti ce li metto, sono tutti dischi che a me piacciono tantissimo e quindi mi piace ancora tantissimo anche lo stesso Timo Cotipelto, ma io ho proprio un quel trasporto per la voce di Timo Tolkki che è eccezionale, proprio aspettavo questo brano in maniera particolare, brano che è un brano ovviamente si capisce dal titolo folcloristico della tradizione finlandese, un brano che fra l'altro è stato già ripreso da gruppi come Jensiferum, ma da gli stessi Jari Kainulainen, Timo Cotipelto e Jani Limatainen nel duo Blackoustic, che fra l'altro ho visto anche qui dal vivo a Roma qualche anno fa. Certamente produzione ed esecuzione sono molto al di sopra in quel caso.
qui si sente anche la voce di Tolkien è completamente sovraesposta, la registrazione sembra quasi anche qui un demo. Tuttavia non ci crederete, ma preferisco la versione, questa qui, un po' più pecoreccia, ma autentica e sofferta da parte di Timo Tolkien. Ahimè, io speravo di ritrovare un po' di quella voce di Era Dreamspace e di Timo Tolkien in questo brano, non c'è assolutamente. È anche vero che non c'è occasione per lui di salire di tonalità, non ho idea se la voce di Tolkien sarebbe ancora vagamente in grado di ripercorrere quei brani come, non so, di The Voi, Fort Reich o Chase in Shadow, giusto per dirne un paio. Però mi è piaciuta, al netto sempre di una produzione un po' così, di suoni un po' così, però devo dire che questa Karelian Kunahilla, che fra l'altro significa sulle colline della Karelia, un brano molto straziante, triste, malinconico, proprio da lacrimoni, devo dire, da lacrimoni, mi può riportare alla mente una Forever, ecco, degli Stratovarius, un qualcosa del genere. Bello, un brano amaro, veramente un brano amaro, che chiude in maniera più che degna, devo dire, un disco che non mi aspettavo. Ve l'ho detto, per quanto io abbia un certo trasporto per Timo Tolkien, mi aspettavo l'eterna schifezza. Ve l'ho detto, i tre episodi solisti prima di questo sono tutti pessimi, veramente, veramente brutti. Anche gli altri progetti che aveva messo su non sono dal niente di che al veramente brutto, e quindi sono stato notevolmente, piacevolmente sorpreso da questo, devo ancora imparare bene, Classical Variations and Themes 2, Ultima Thule. È un disco bello? È un disco meraviglioso? È un disco wow? No, non lo è. Direi che se mi chiedete un voto aritmetico, con onestà non riesco a spingermi per i difetti che vi ho detto oltre al 6,5, 6 più 6,5, diciamo 6,5 perché gli voglio bene. Però sono sorpreso positivamente, perché dopo tutti questi anni, tutti questi, lo possiamo dire, fallimenti o comunque incertezze, sia di carriera sia di decisioni, come detto prima, tour, annunci sbagliati e cose varie, non mi aspettavo che a livello compositivo e anche esecutivo, per quello che di buono si può apprezzare come su questo disco, Tolkien si sia ripreso in questo modo. Vi rubo gli ultimi 2 minuti, perché un altro motivo che non c'entra niente con la valutazione aritmetica del disco, ma che mi ha spinto a acquistare questo disco digitalmente su Bandcamp, non è detto che poi non prenda anche il CD, se mai uscirà, perché anche quello dove è stato annunciato poi ritardi, non si sa se è vero, se non è vero, quando mai uscirà, comunque tant'è. Tanti dicono allo stesso Timo Tolkien, ma perché non è uscito su Spotify? Perché non si trova su Spotify? E qualcuno non sa che a dicembre del 2023 lo stesso Timo Tolkien ha rilasciato una dichiarazione, che adesso vi leggo in maniera molto sommaria, in cui ha deciso di togliere tutta la propria musica da Spotify. Perché? Ve la stringo. Dopo molte riflessioni, ricerche e discussioni con i miei colleghi, ho deciso di eliminare tutta la mia musica da tutte le piattaforme di streaming. In realtà credo che su Apple Music qualcosa ci sia. Spotify è stato annunciato più volte come salvatore dell'industria musicale. Sarà anche così, ma per me rappresenta un'entità che si basa unicamente sull'avidità aziendale, con un sistema di pagamento altamente immorale, non etico ed ingiusto per coloro che almeno tenevano in vita questo business, i musicisti, i compositori e le band. Questo ve lo salto. Daniel Ek, il CEO di Spotify, ha un patrimonio netto di 3,4 miliardi di dollari, ma forse milioni di dollari, non lo so. Non ha mai scritto una sola nota in vita sua. Spotify è sostenuto da grandi investitori come Goldman Sachs e BlackRock, e i suoi ricavi nel 2022 sono stati 12,3 miliardi di dollari e è stato dichiarato ancora non redditizio. Spotify è di proprietà di maggioranza di case di discografiche come Sony, Universal e Warner Music. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per me è stata quando Spotify ha annunciato che non pagheranno gli artisti che hanno meno di 1000 visualizzazioni. Un altro chiodo nella barra è stato il pianificare di iniziare a creare artisti con l'intelligenza artificiale, che ovviamente non esistono. Non voglio partecipare a niente di tutto questo. Tutto questo combinato rappresenta il contrario di quello che sto facendo con la mia musica. Esprimo anima, spirito e talento attraverso le mie musiche e mi rifiuto di donare queste tre cose alle organizzazioni e bla bla bla.
Quindi spero che in futuro gli artisti comincino a vendere la musica che vogliono fare attraverso i loro canali e offrano la loro musica, magari con qualche contenuto premium. Credo che, che sia del tutto possibile fare questo e mantenere la propria integrità artistica ed umana. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato con la mia musica dal 1989, bla bla bla. Questo per me è molto importante. Sono anni che dico che Spotify e il sistema che gira intorno a Spotify, che lo so che lo usate tutti, però è la morte della musica, soprattutto da parte di quei musicisti che mettono i loro dischi su Spotify e poi si lamentano che Spotify li paga poco, che lo streaming non, senza CD, senza vendite non funziona niente, che fanno la fame e bla bla bla. Almeno in questo, perlomeno in questa decisione ad oggi, Timo Dorchi è stato più integro di tutte queste persone e ha deciso di ritirare tutto da Spotify, di non alimentare tutto questo, e quindi trovo questa scelta oltremodo sincera, coraggiosa e giusta, perché credo che il lavoro dei musicisti vada rispettato e è inutile lamentarsi di Spotify o di altro quando poi è lo stesso sistema che non rispetta questi musicisti. Detto questo, torno sulla splendida copertina di Classical Variation Teams 2 Ultima Thule. Ve l'ho fatta lunga, lo so, non posseggo il dono della sintesi, specie quando ho un sacco di cose da dirvi, e so anche che molti di voi diranno: grazie, ti sei fumato il cervello, perché sto disco è veramente un cesso, è registrato malissimo, è prodotto male, è cantato male, è banale, tutto quello che volete. Oppure magari ci sarà anche qualcuno che dice: ma lo sai che quel qualche brividino dei vecchi tempi, di quando ero un adolescente ed ascoltavo Forever, ed ascoltavo, boh, non lo so, i vecchi di Before the Winter, tutti quei brani un po' più così, Uncertainty, la stessa Uncertainty degli Stratovarius, mi è tornato riascoltando Ultima Thule, lo chiamiamo così. Beh, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate di questo disco, che a me ha piacevolmente sorpreso, senza farmi impazzire, però devo dire che un sorriso me l'ha fatto fare, con tutti i suoi difetti. Lo avrei riascoltato volentieri questo disco, veramente prodotto bene, cantato bene, e vi dico la sincerità, questo è il disco, se Tolkien avesse ancora la voce di 30 anni fa, probabilmente no, sarebbe stato il disco perfetto per lui, per la sua voce, da fargli ricantare direttamente a lui, senza chiamare Latizia, senza chiamare Soto, questi quattro brani li doveva cantare lui. Secondo me sarebbe stato davvero bello. Probabilmente o non gli interessa o non può più vocalmente, come probabilmente potrebbe essere davvero così. Comunque mi fa piacere ritrovarlo in uno stato di salute decisamente migliorato rispetto a pochi anni fa, in cui veramente è stato sull'orlo del tracollo psicofisico. E comunque fatemi sapere cosa ne pensate voi di Ultima Thule. Grazie per essere stati qui con me, col grazie per tutto questo tempo, e aspetto i vostri commenti. Ci rivediamo al prossimo video. Grazie a tutto, che la gloria sia sempre con voi. Ciao.